Allora, abbiamo ieri registrato questo fatto con un grandissimo senso di inquietudine, perché se pensiamo che questa società, che è neonata, ha iniziato le proprie attività soltanto qualche settimana fa, poco prima delle festività natalizie, già subisce questo furto dei mezzi, è chiaro che siamo di fronte a un disegno ben preciso. Riteniamo che su questo gli organi di polizia abbiano già elementi piuttosto concreti per stimare, insomma, la portata criminale dell'attività, dell'azione. A questo però si innestano una serie di questioni a grappolo insolute, perché abbiamo preso conoscenza del fatto che nell'area della località, della sede della società Castore, località Lazzaretto, il parco macchine non aveva su di sé attiva la videosorveglianza. Per quale ragione? Pare che questi mezzi, peraltro concessi dal Comune in comodato d'uso gratuito, qualcuno ci riferisce che fossero privi di copertura assicurativa. Perché? Anche qua, in questo caso, ci chiediamo qual è la ragione di questa scopertura. Cioè, sono tutti interrogativi su cui noi nei prossimi giorni chiederemo all'amministratore, ma soprattutto all'amministrazione comunale, di chiarirci il motivo di questa anche qua sciatteria, perché a naso, così avvertendo e analizzando questi primi dati, quello che emerge sembrerebbe emergere un'altra sciatteria, e questa è una cosa incomprensibile e inaccettabile, soprattutto nei confronti di una società che nasce debole per via della difficoltà cronica del Comune di poter offrire risorse in maniera tale di una partenza spedita, tant'è vero che le maestranze assunte non sono 177 ma sono 44, peraltro con questi deficit di partenza. Siamo davvero molto preoccupati, perché all'evento criminale si innesta chiaramente una grave carenza amministrativa. Noi su questo chiaramente continueremo a vigilare, attendiamo gli esiti peraltro dell'attività di indagine degli organi di polizia, e su questo chiaramente tireremo ulteriori somme, ma chiaramente la nostra preoccupazione resta.